Allora, stiamo già pregustando dove andiamo Io ho già ora. visualizzato, magari sbaglio tutto, però. E probabilmente ci andremo prossimamente. Adesso, di solito la chiusura di doppia corsia viene dedicata da un po' di tempo a questa parte allo spazio del museo, ma vista la bella stagione, abbiamo pensato di proseguire parlando invece delle bellezze all'aperto, che ce ne sono tantissime in Italia. E vorremmo aprire oggi con un posto, che pare sia veramente bello. Ce l'hanno già detto alcuni colleghi che ci sono stati. Abbiamo visto il sito. Stiamo parlando del Giardino Botanico Fondazione in Gardone Riviera e noi abbiamo al telefono la direttrice di questo giardino botanico, Graziella Belli. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Allora, lei chiaramente ci dirà che è un posto davvero che vale la pena di visitare, di vedere, di Beh, sì, sicuramente, specialmente in questa stagione, specialmente in primavera dove i fiori sono veramente splendidi, i colori sono vivi. Poi, dopo questa pioggia che ci ha finalmente aiutato a rinfrescare i nostri prati, i nostri fiori, i nostri giardini, i colori sono veramente più vivi. I nostri 12.000 bulbi che abbiamo piantato quest'inverno stanno sbocciando in sequenza. Quante tipologie di piante ci sono lì da voi? Perché sappiamo che appunto è un campionario di regioni del mondo e favorito anche dall'aria, e poi vorremmo anche sapere l'origine di questa cosa, perché no, non nasce Come per nasce caso. questo giardino botanico? Chi ha avuto l'ideona, di renderlo vivo così com'è oggi? Guarda, è un giardino che è nato agli inizi del Novecento. Un medico dentista, il dottor Ruska, che era austriaco di Vienna, è venuto con il Grand Tour, come la maggior parte degli stranieri all'inizio del Novecento sul lago di Garda, è venuto con il Grand Tour e chiaramente si è innamorato di questa località, come hanno fatto tanti da allora fino ad oggi, e ha comprato questo appezzamento di terra. Lui era un medico, un dentista che curava zar, papi, Casa Savoia, insomma personalità importanti. E è arrivato a Bardone, ha comprato questo appezzamento e ha cominciato a creare questo suo giardino botanico. Non era un botanico appassionato, era solo cioè non era un botanico, era un appassionato di giardini. Girava il mondo e portava le varie essenze e vari sementi da tutto il mondo, creando poi delle varie zone. Cioè, è stato in Africa, quindi creava delle zone africane. È stato in India, quindi creava delle zone indiane. È stato in Giappone e ha creato delle zone giapponesi. Quindi il nostro giardino ricrea degli ambienti di tutto il mondo, per quello che è un campionario di tutte le regioni del mondo, perché le piante, l'ambientazione, ricrea proprio l'ambientazione tipica che ci sono nel nostro Ma mondo. la domanda è questa: riescono a coesistere, nel senso che non c'è lo stesso clima nel Nord Europa, nel Sud Europa, in America, in Africa? Quindi come potevano, insomma, continuare a crescere queste piante e non morire? Certo, allora è stata fatta chiaramente una selezione, perché in ogni zona ci sono delle piante che possono resistere a determinate temperature e quindi è stata fatta una selezione di queste piante. Poi dovete sapere che comunque il lago di Garda ha un microclima che è particolare, quindi la vegetazione da noi è completamente diversa se lei va solo a, non so, 3-4 km più alti di noi verso la collina, già si nota che c'è una grossa differenza. Quindi, oltre alla selezione fatta per le piante, anche il nostro clima è particolarmente favorevole. Velocemente, altre due domande per dare delle conoscenze maggiori. E che cosa c'entra Andrea Heller in questo progetto di questo medico dentista? Ecco, allora, il medico dentista è morto negli anni 70 e poi il giardino è rimasto praticamente incustodito. E negli anni 90 questo grande artista multimediale, veramente un famoso artista, venendo a fare una gita sul lago di Garda, ha visto che questo giardino era abbandonato e oltretutto in vendita. Quindi ha Mamma mia. comprato questo giardino, ha ristrutturato la villa e ha cominciato a curare veramente quello che è l'aspetto, oltre che naturale, anche artistico del giardino, essendo lui un artista, amico di grandi artisti internazionali. Allora, Quindi ha inserito opere d'arte.
E quindi noi facciamo un percorso che non è solo di naturalistico, ma anche sensoriale, visivo, artistico in tutti i sensi, quindi. Sì, esatto, perché ci sono delle opere d'arte veramente importanti nel giardino e sono proprio ambientate in modo sorprendente, anche diciamo sensazionale, nel senso che il giardino è proprio un giardino anche di emozione, non solo di natura e di arte, anche proprio di emozione. Diamo ai nostri ascoltatori, a coloro che ci seguono, qualche dato in più. Se io questo fine settimana voglio venire a vedere questa bellezza, che orari ci Allora, sono? Cosa devo certo, fare? il giardino è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Basta arrivare a Gardone Riviera, c'è un ampio parcheggio proprio vicinissimo, si entra, si paga un biglietto e si visita il giardino per tutto il tempo che si vuole. Chiaramente se uno, a volte chiedono quanto dura una visita per regolarsi per eventuali altre cose che uno può fare a Gardone, c'è un bellissimo lungolago, ci sono passeggiate. Quindi la visita, diciamo, completa, se uno vuole semplicemente guardare e percorrerlo, dura un'oretta, però uno può rimanere seduto sulle panchine a leggere il giornale. Abbiamo anche un chiosco, una bellissima serra, abbiamo un chiosco dove ci sono dei gelati, un caffè, un cappuccio, insomma un minimo di È ristoro bello se anche uno vuole per chi non è fermarsi. esperto, Eh diciamo, no, stare comunque lì e questo godersi il posto. bello è secondo Sì, me il esatto, tanta massimo. gente si ferma. E quando ci sono queste belle giornate di sole, lì sotto gli alberi si sta bene perché si respira un'aria completamente diversa e quindi uno si ferma a quanto vuole. Ecco, Grazie allora. loro... Grazie Grazie mille, tante, grazie a lei, grazie direttrice. a Noi voi. ci vediamo prima o poi e riusciremo a trovare il giorno per venire e visitare questo bel posto. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro.